Ciao ragazzi, un saluto da Alessio. Hashtag Luca Mastrangelo. Fratelli napoletani, no? Buonasera a tutti voi. Oggi siamo qua per parlare ritorno in me stesso. Oggi uscirà un video solo che sarà questo. Uscirà solo questo video qua. Per dirvi una notizia che è uscita molto importante. Allora, anzi, vorrei farla domani. Vorrei farla domani perché volevo fare un'altra cosa adesso. Volevo fare i soprannomi delle squadre, sì, altri si computer solo. Cosa sta succedendo qui dietro? Va bene, dicevo, oggi vorrei fare i soprannomi delle squadre che dicono. Ovviamente mi sono fatto un po' di cose qua che ti voglio. Ok. Mi sono scritto le squadre e i soprannomi delle squadre. Ovviamente io penso che le squadre vengono chiamate tipo, che ne so, Juve, Milan, Inter, tipo così, sapete, no? Gli italiani le chiamano così, Juve, Inter, tutto quello che volete. Ma le squadre tipo, si è spento la sua, tipo Premier, tutte queste cose qua, la Premier e la Liga, cioè, non so se li hanno chiamati proprio così, per dare un soprannome così, i telecronisti, oppure se si chiama proprio lo stemma. Poi io non è che seguo tantissimo la Liga, però seguo abbastanza, però non so, cioè, non so cosa vuol dire questa cosa. Quindi adesso mi sto per dire le squadre. Ripeto che io non so. Non so proprio da cosa. Se la squadra veramente è propria che si chiama così o lo chiamano il tag. Secondo me è la squadra. Poi non lo so. Poi io non sono io non sono la Lega. Può decidere anche. Firmo domani. Già fatto, eh. Quindi io penso che diciamo i nomi. Allora, ovviamente prima diciamo la Liga. Allora, poi si accende di nuovo da solo. Ah, la Liga è Atletico Madrid Concio. Aspettate, mi impanno. Che aspettate. Uso il computer per vedere quali scuole perché mi sono dimenticato completamente. Cioè, me lo sono ricordato adesso, lì non c'è scritto perché me lo sono ricordato adesso, ma la prossima volta se mi dimentico. Allora, vediamo. Perché l'Atletico Madrid Conchoneros, cioè non so bene come lo chiamano, però io penso che, aspettate, che qua, ok, allora, soprano, togliamo le cuffie qua, anche se mi servono proprio per ascoltare una bella musichetta, ok, quindi, è mancato, ah no, allora, scriviamo, non so scrivere soprannomi vediamo cosa mi esce. No, seria. Vediamo questo. Ma questo è Lione, tipo. Aspettate.
Però, cioè, io secondo me proprio tipo Bayern Monaco, no? Cioè il Liverpool. Cioè, facciamola più facile. Non so più parlare. Facciamola più facile. Il Real Madrid lo chiamano i Blancos. Ma cioè, poi secondo me, il mio parere, poi potete fare quello che volete. Si chiama Real Madrid, non cazzi e mazzi, capito? Cioè, si chiama Real Madrid. Les Gons, Celtic De Boys, Everton Toffees. Voi ci avete capito? Santos, vabbè, queste sono le cose. Boca Juniors, vediamo. Ah no, no, ho sbagliato sito. Tipo qua mi dice Lazio, Le Aquile. Ma no, qua ho sbagliato sì, aspettate. Non è che c'è. Ecco, Manchester United. Ecco. Real Madrid, Los Blancos, Los Merengues, Los Galacticos. Poi spero di averlo pronunciato giusto, poi non lo so. Juventus Bianco, la vecchia signora, Barcellona, Blaugrana, Bayern Monaco, FC, scusate, Allowed. Vabbè, andiamo avanti. Ah, finito. Sono queste, mi sembra strano. Neo Champions. No, queste del 2017. Andiamo, ma queste del 2017 quando Arsenal. No, allora. La Ben. Sì, ok, la smetto. Togliamo il cuffie e smettiamo di fare i bastoni. Allora, ecco, vorrei. Va bene, diciamo che i Blancos sono il Real Madrid, i Conchonero. Ah, ecco, dovevo dire. Voglio Atletico. Perché Bronconation più o meno, no? Non bene, capito la pronuncia. Mi sembra che sia o l'Atletico Madrid, Atletico Madrid, soprannome, vediamone, poi posso anche, ecco, Colchoneros, alla lettera Materassi, come scusa, in quanto, aspettate, il soprannome più comune dei giocatori è quello del Conchoneros. E fin qua. Alla lettera Materassi. Non pensate male. Però voi avete capito. Io, sinceramente, più o meno. Però. Poi io non ho ancora. Qua, mi è venuta questa squadra. Ma ci sto pensando ancora adesso. Il Getafe. Si chiama Getafe o Getafe? Perché gli altri dicono Getafe o Getafe. Come cazzo si chiama? Ecco, si chiama Getafe o Getafe. Perché non so veramente. Allora, Getafe. Aspettate, metto molto per non. Non è chiuso. Poi è chiuso qua. Ciao. Aspettate. Come scusa? Shaken. Aspettate, che ho le cuffie qua. Ok. Spero che non si è sentito, ma vabbè, vediamo questo. Getafe, impossibile, Getafe. Chiamo o Getafe, ma. Ancora lì, ancora una volta. Perfetto. No. Vediamo, eh.
Vabbè, ragazzi, comunque non si capito un cazzo. Comunque, io penso che possiamo chiudere quel video. Togliamo le cuffie piccole, smettiamo di fare i buffoni, perché le cuffie queste qua non funzionano più. Ciao. Non funzionano più. E devo usare queste che sono pure più potenti alle canzoni, perché queste era molto più, cioè queste erano molto più basse. Erano molte più basse e queste sono tipo di vento fuoco. Aspettate, che provo a mettere una canzone. Voglio vedere se accento come lì, se sentivate o no. Aspettate, right adesso qua. Vediamo come sente. Comunque, siamo una canzone random, quella che mi piace a me. Aspettate, ciao. Guardate come sentite. Vediamo. Allora, il cubo, vediamo come lo sentite voi. Vediamo cosa sentite voi. Perché lì, quelle lì, si sentiva un pochino. Aspettate che lo metto un po' molto, perché qua devo fare le mie cose. Ok, vediamo se sentite alla grande. Smetto, no, smetto. Se... Ok, niente. Bella a tutti, sono in conforto. No, non so neanche come parlo io. Scusate, non so come parlo io. Quindi, mi piace, commentate, condividete. Iscrivetevi al canale, quando l'avete fatto, e ricordatevi come sempre una cosa, ricordatevi che Alessio vi vuole bene. Ciao!